aspetta, chiamo per l'offerta di lavoro. Quale? Quella lì di promoter. Una sorta di, sì, di promoter. Promoter. Sì. Allora, i motivi per cui vorrei questo lavoro è che mi sono appena trasferito e vorrei un lavoro che possa permettermi di ambire a delle situazioni di un livello superiore, insomma, in modo tale da uniformare la mia famiglia degli standard tipici delle vostre località. Anche perché mi sono appena trasferito dal sud, ho fatto in fretta a prendere il vostro idioma, di modo che non dobbiate sentire un campano, piuttosto che un siculo, piuttosto che un calabrese. Cazzo. Ho rimosso tutto del sud, 20 giorni, non ricordo più niente del sud. Milano è la capitale per me. Ah. Sì. E senta, lei se intanto ci vuole mandare un suo curriculum, noi visualizziamo le sue... Allora, caratteristiche? Sì, le mie caratteristiche sono che già avevo un lavoro del genere in precedenza e vorrei questo lavoro che, in modo che possa permettermi di ambire a delle situazioni di un livello superiore, in modo tale da uniformare la mia famiglia degli standard tipici delle vostre località. Anche perché mi sono appena trasferito dal sud, ho fatto in fretta a prendere il vostro idioma, di modo che non dobbiate sentire un campano, piuttosto che un siculo, piuttosto che un calabrese, è un cazzo. Ho rimosso tutto. Questo è uno scherzo e io lo sento. Non sto semplicemente chiamando dal viva voce con il cellulare in modo che possono sentire anche chi mi sta intorno. Sono circondato dai miei familiari e volevo che anche loro potessero sentire la persona con cui parlo, perché mi hanno sempre consigliato in questo mondo e il lavoro mi sono sempre dietro. Quindi se lei pensa che è uno scherzo possiamo anche passare avanti. Volevo solo sapere dove devo mandare il curriculum. No, perché hai ripetuto le stesse identiche cose e mi sembrava strano. No, vabbè, perché l'ho scritto, mi emoziono un poco prima di parlare, anche perché è difficile tenere questo modo di parlare per me, non vorrei sembrarvi una persona del sud, e quindi parlare in questo modo per me è difficile. No, non si preoccupi, lei se intanto ci manda il suo curriculum, noi intanto vediamo le sue caratteristiche. Quindi posso parlare in modo normale, mi prendete lo stesso, nel posto se sono qualificato. Sì, non è un problema, non si preoccupi, nel senso che noi comunque cerchiamo una persona... Ma una persona qualificata. Qualificata, quindi. Sì. Va bene, allora sì. Mi dice dove posso il curriculum, dove lo devo mandare. Allora. Aspetta che prendo la penna. Aspetta, amore, mi dai la penna? Grazie. Mi dica, signora. Chiocciola. Speciale, attaccate subito. Buongiorno, sono Stefania. Buongiorno, letto il vostro annuncio di parrucchiere, che vi serve un parrucchiere unisex oppure solo per donne? Stavo leggendo. Sì, è unisex. Ok, perché io ho un mio posto già sono della provincia di Napoli. Ho un mio posto già, però, che mi è stato bruciato. E quindi ora ho detto basta con questi pregiudizi inutili. Me ne vado al nord. Basta con questa gente. E stavo giusto cercando magari di trovare una situazione che possa elevarmi ad un nuovo livello di parrucchiere. Perché per me il parrucchiere non è un lavoro, è uno stile di vita, capito? Giusto? Sì, assolutamente. Quindi, se possiamo incontrarci, mi sono appena trasferito dal sud, le ripeto, ho fatto in fretta a prendere anche il vostro idioma, in modo che i vostri clienti non debbano sentire un campano, piuttosto che un siculo, piuttosto che un calabrese, piuttosto che un basale calatese. Ho rimosso tutto del sud, 20 giorni sono qui, ho vissuto un po' con i risparmi fatti dalla mia parruccheria. Per me, oggi come oggi, la capitale è Milano, quindi se possiamo incontrarci, per me sarebbe la fine del mondo. Guardi, le do l'indirizzo. Allora, l'indirizzo mi dica che prendo carta e penna. Allora... ...101. Sì. Ok, mica mi dice... Vicino. Mi dice un'altra cosa. Sì. Allora, i prodotti che usate sono... Cioè, le mie mani si irritano facilmente. Se uso prodotti che non sono consoni alla mia cute, potrei sclerare. Vi avverto solo di questo.
Cioè, potrei cominciare comunque a parlare con i responsabili piuttosto che con i clienti, piuttosto che con le persone che mi circondano, ok? Quindi, se i prodotti sono omogenei, ci siamo a cavallo. Guardi, io sono l'estetista qui, quindi non so bene adesso loro cosa usano. Aspetti un attimo, che mi interessa un attimo. Ho sempre voluto fare un master in estetismo. Cioè, lei cosa fa? Unghie, pedicure, manicure? Piuttosto che... Cioè, cosa fa? Depilazioni. Viso, trucco. Mi è sempre interessato, è un mondo che mi affascina tantissimo, l'estetismo. Cioè, lei che... Cioè, come ha fatto a diventare estetista? Scusi se la tengo al telefono, ma mi interesso. Niente, è una scuola di estetica. Una scuola di estetica. E cioè, si trovano a Milano queste scuole? Sì, mica mi dà la via di questa scuola. Magari mentre lavoro faccio anche un master di estetismo, così riesco anche a coprire il vostro lavoro magari. Quasi, adesso ho un po' di italiani, ce l'avrei sotto mano. Va bene. Sei un po' spaventato della competizione, No. Vabbè, sì. Allora magari passo dal negozio e vi porto anche un poco di pasticcini se volete, così magari parliamo davanti a un bel babà che è proprio napoletano e che ricorda tanto quella... Va bene, mi sente? Sì, va bene. Va bene, allora a presto signora. D'accordo. Presto. Ciao.